Presentato questa mattina il nuovo consiglio di amministrazione dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise. Il CDA si è insediato il 20 ottobre scorso e ha già provveduto ad eleggere il presidente nella persona dell'avvocato Manuela Di Pasquale, designata dalla Regione Abruzzo. Il lavoro che riguarda la crescita e lo sviluppo di questo istituto riguarderà il CDA nella forma collegiale, dove la presidenza c'è solo perché è per legge necessaria una figura che ricopra questo ruolo per delle competenze prettamente amministrative. In realtà poi il CDA è un organo collegiale e quindi tutte le scelte saranno prese collegiali. I due consiglieri sono il professore universitario Giampaolo Colavita, designato dalla Regione Molise, e il dottor Nicola D'Alterio, designato dal Ministero della Salute, consigliere uscente del precedente CDA e medico veterinario. Il primo obiettivo è quello appunto di dare un segnale chiaro e forte di voglia di mettersi a lavorare in maniera costruttiva, in una interazione chiara dei ruoli e delle responsabilità, ma a tutto campo, partendo dal personale alle problematiche più generali da un punto di vista amministrativo. Il rapporto Molise-Abruzzo come lo ha visto in questi anni e come invece dovrebbe essere? Per diversi aspetti in questi anni l'istituto si è un po' allontanato dal Molise, ma insomma oggi il Molise è vicino all'istituto, è qui, è vicino alle istituzioni che lo rappresentano e io davvero mi auguro vivamente che sia in Molise che in Abruzzo l'istituto possa tornare ad essere ancora un presidio fondamentale, un punto di riferimento forte. Nell'ultimo anno questa competitività forse fra le due parti importanti di questo istituto si è ingenerato proprio perché nascevano delle situazioni di non capire bene cosa dovesse fare l'uno e cosa dovesse fare l'altro, prescindere dai torti o dalle ragioni di cui non parliamo perché oggi noi mettiamo un punto e guardiamo avanti.